Grazie, vai pure, cara. Aspetto finché non entri. Grazie, buonanotte. Buonanotte, papà. Non viene ad aprire, è strano. Forse sta facendo un giro di controllo. Ma mi sembra strano che lo faccia fuori orario. Sono le... È quasi mezzanotte. Già. Di solito quando arrivo è qui ad aspettarmi. Torna a casa adesso. No, non ti lascio qui da solo. Non mi ruberanno. Entrerò dalla porta di servizio. Ho sempre la chiave con me. La porta è aperta. Già. Bella trascuratezza. È proprio strano. Aspetta un momento. Sento un rumore. Che cosa sarà? Sono le macchine del laboratorio. Rimangono accese tutta la notte, credo per via del raffreddamento. Lasciato tutto acceso. Sarà successo qualcosa? Non so davvero cosa pensare. Questa è la sua borsa. La luce delle scale è accesa. Forse è lì sopra. Martini! Martini! Cos'è stato? Sarà una porta. È un rumore di passi. Già, è vero. Allora è qui. Martini? Senti, lui non ti risponde, ma i passi li abbiamo proprio sentiti. Torniamo di sotto. No, adesso sono io in servizio. Da mezzanotte è il mio turno. Sono responsabile io. Che facciamo se ci sono i ladri? Io devo fare il mio dovere. Ma da solo, che cosa vuoi fare? Martini ci deve essere. Martini? Martini? È ancora vivo. L'hanno ucciso. È morto. Papà! Papà! È uscito da qui. No, papà, non lasciami andare! Lasciami andare! Resta qui, non lasciami andare! Papà! Papà! La polizia! Chiama la polizia! Fa presto! Sì! Ho visto che stava scappando. Ho provato a rincorrerlo, ma... a un tratto... mi sono sentito male e così... Non riesce a farci una descrizione? Io ho visto solo un'ombra. Si ricorda com'era vestito? No, mi dispiace. Ma ho visto solamente un'ombra. Signor Rintz, mi spiace. Signor professore... Non si agiti. Come si sente? Professore, hanno ucciso Martini, lo sa? Sì, me l'hanno già detto. Polizia? Sì, mi chiamo Klein. Sono il professor Brown Gores. Nel mio ufficio ci sono stati dei ladri. Sì, venga, prego.
che cosa gli hanno fatto? Una coltellata al cuore. Sono l'ispettore Derrick. Immagino che non sia in grado di dirci subito se hanno preso qualcosa, professore. Passo a telefonare. Avete già controllato il telefono? Sì. Prego. A chi telefona? Al dottor Hauke, il mio assistente. Questa è la sua scrivania. Ieri gli avevo lasciato un messaggio. Era un foglietto in cui gli spiegavo che avevo lavorato a un certo progetto. Posso telefonare? Sì, prego. Gli chiedevo di chiuderlo in cassaforte. Sono già alle 2 e a quest'ora dormirà, ma io devo sapere se l'ha messo al sicuro. Io ho preparato un rapporto finale per i dirigenti della ditta che contiene il risultato di 3 anni di lavoro e di ricerca del mio gruppo. Ieri pomeriggio ho controllato gli ultimi dettagli e uscendo l'ho lasciata in quel cassetto. Il foglietto non c'è più. Voglio assicurarmi che l'abbia preso lui. Dottor Hauck, sono Brown Gores. Mi dispiace svegliarla a quest'ora. No, no, non stavo dormendo. Abbiamo avuto un furto in ditta. Sì, sì, un furto. Ma che cosa dice, professore? Si spieghi meglio. Devo farle subito una domanda. Le ho lasciato un messaggio sulla scrivania pregandola di chiudere in cassaforte la relazione che ieri ho ricontrollato. Mi dica se l'ha fatto o no, la prego. È lei che ha in mano la chiave della cassaforte, non io. Non ho trovato nessun messaggio. A che ora l'ha lasciato? Alle 5. Beh, a quell'ora ero già andato via dal laboratorio. Che cosa è successo? Me lo vuol dire? Il rapporto finale è stato rubato e Martini, il guardiano, è stato ammazzato dai ladri. Martini ammazzato. Pronto? Pronto? Mi perdoni, ma sono veramente sconvolto. È terribile questo spettacolo, ispettore. Santo Dio. Lei non crede? Venga. E il dottor Rao che non ha ricevuto il messaggio. Il rapporto non è stato messo in cassaforte e quindi è stato rubato. Io vorrei, professore, che lei ci spiegasse perché quel rapporto è così importante. Quel rapporto contiene i risultati delle nostre ricerche sui farmaci al silicio. Una svolta nella farmacologia. Risultati di ricerche segrete, non è vero? Esatto. Noi abbiamo studiato per 3 anni i composti organici bioattivi del silicio. E abbiamo fatto una serie di scoperte che faranno epoca. Quindi forse i ladri miravano al rapporto? Sì, credo proprio di sì. Secondo lei a chi potrebbe interessare? È una scoperta molto importante. Vede, la chimica organica dei composti del silicio apre un campo completamente nuovo alla scienza. A questa disciplina soltanto pochissimi istituti stanno lavorando. E apre delle prospettive estremamente promettenti, che sono davvero emozionanti. Dica, i documenti relativi alle vostre ricerche segrete la notte vengono chiusi in cassaforte? Sì, questa è la regola. È una regola fissa? Una disposizione obbligatoria? Sì, sono tenuti tutti ad osservarla. Quindi se un estraneo si introducesse qui allo scopo di rubare documenti segreti, dovrebbe naturalmente esserne al corrente e il primo posto dove andrebbe a cercarli sarebbe la cassaforte. Il ragionamento è giusto. Ci fa vedere la cassaforte. La camera blindata è in fondo al corridoio. La tecnica di costruzione la rende invulnerabile. È sempre chiusa a chiave? Sì, sempre. La chiave ce l'ha il dottor Hauck. Ecco. È questa. È intatta. Non c'è alcun segno di effrazione. Il dottor Hauck ha la chiave. Lui solo? Un doppione della chiave ce l'ha la mia assistente. Quindi finora possiamo solo stabilire che i ladri non si sono interessati alla camera blindata, visto che tutto è in ordine. Già, mi sembra logico. Allora potremmo concludere che i ladri sono stati informati che la relazione non era in cassaforte, ma che si trovava in quella stanza. E più esattamente in quel cassetto. La domanda è come hanno fatto a saperlo. Già, visto che la relazione è stata messa lì solo per caso. Ed è stata chiusa in quel cassetto soltanto per caso. Si direbbe che chi si è introdotto qui lo sapeva esattamente. Lei dimentica che io avevo lasciato qui quel foglietto. Forse il ladro l'ha trovato. Quanti collaboratori ha, professore? Vorrà sospettare di qualcuno dei miei collaboratori. Sono tutti fidati. Allora, secondo lei, come hanno fatto i ladri a sapere che la sua relazione proprio questa notte non era nella cassaforte? Una porta secondaria era aperta. Questo ci fa credere che avesse un complice. Già. Il suo discorso mi sembra più che giusto. Lei? Sono il dottor Hauck. Prego.
Martini era steso lì. L'hanno ucciso? Sì, ha accoltellato. Come mai era qui dentro? Avrà sentito un rumore. Il rapporto dov'è? L'avevo chiuso in quel cassetto. Il foglietto del quale mi parlava? Ecco, quello l'abbiamo appena trovato nella spazzatura. L'hanno visto, letto e buttato via. Ah, mi scusi. Le voglio presentare l'ispettore Derrick e il signor Klein. Questo è il dottor Howard. Buonasera. Avevo dimenticato che lei ieri sarebbe andato dal medico e che quindi non avrebbe visto il biglietto. Così il rapporto è? È sparito. Sparito. Il lavoro di 3 anni gettato al vento. Vieni un momento, per favore. Mi vuoi dire che cosa è successo? C'è stato un furto all'istituto. Questo lo sapevo già. Me lo avevi detto prima di uscire, non ti ricordi? Ma che cosa è successo? Il nostro rapporto finale è scomparso. Sarebbe una grave perdita per la ditta se il rapporto finisse in mano alla concorrenza. E accadrà così o no? Non ne ho idea, ma è molto facile. È una cosa seria davvero? Sì, è una cosa seria. Sarei davvero curiosa di sapere chi ha in mano quel rapporto. Ti licenzieranno ora? Mio Dio, che razza di domanda è? La ditta ha subito un danno. Non te ne riterranno responsabile. Che cosa c'entro io? Non potevo evitarlo. Il portiere di notte ha sorpreso i ladri ed è stato ucciso. Questa è la cosa che più mi preoccupa. È una cosa davvero triste, devo riconoscerlo. Buonanotte, Louise. Buongiorno. Buongiorno. Molte grazie. Prego. Si accomodi. Buongiorno. Come si chiama? Fuchs. Fuchs? Buongiorno, professore. Buongiorno, Maria. Cos'è successo? Martini è stato ucciso nel tentativo di evitare un furto. Martini, il nostro guardiano? Sì. E che cosa è stato rubato? Hanno preso la nostra relazione. Ieri io ci avevo lavorato e l'avevo chiusa nel cassetto. Avevo lasciato sulla scrivania un biglietto dove gli chiedevo di chiudere la cassaforte. No, l'ho visto io il biglietto. Vuol dire che lei è ripassata di qui? Sì, verso le 7, mi pare. Sono tornata a prendere del lavoro da portare a casa, così ho visto il biglietto e ho messo la relazione in cassaforte. Che cosa? Che cosa ha fatto? Ho chiuso la nostra relazione in cassaforte. Non l'hanno rubata. Grazie. Eccola. È qui. È questa. Sarebbe sbagliato dire che come scherzo è stato bello. Sì, sarebbe sbagliato. C'è stato morto, è vero. Mi scusi. Allora è tutto in ordine, professore. Sì, esatto, è tutto in ordine. Un momento, non è tutto in ordine. Lei ha ritrovato il suo rapporto, ma noi non abbiamo ancora l'assassino. E vorremmo scoprire chi ha commissionato il furto. I concorrenti sono molti. Di Berlino glielo ha detto? Berlino? Ma non si ricorda? Eppure gliel'ho raccontato. Quando siamo stati a Berlino 2 mesi fa, mi si è avvicinato un tale, si chiamava Jurek. Mi ha detto che era un suo vecchio collega di università e si lamentava che lei non voleva ascoltarlo. Mi ha fatto una proposta molto strana e apertamente, ma gliel'avevo già raccontato. Sì, sì, l'incontro con Jurek ha ragione. Questo amico del professore ha fatto a lei una proposta? Sì, è così. Non era proprio un amico, abbiamo studiato insieme tutto qui. Ma ora purtroppo si è messo su una brutta strada. Io l'ho capito subito.
Non mi ha fatto una bella impressione. Conosceva nei dettagli quello che stavamo studiando. Sapeva che stavamo lavorando sul Silatran e che eravamo molto avanti con le ricerche. Mi disse che conosceva della gente che avrebbe pagato molti soldi per entrare in possesso del risultato. Sì, avevo dimenticato l'episodio, ma adesso lo ricordo bene. Jurek le ha offerto del denaro? Naturalmente non l'ho preso sul serio, ma per curiosità gli ho domandato quanto avrebbero offerto. Avrebbe pagato lui direttamente o qualcun altro? Le ha fatto capire chi c'era dietro? Era proprio quello che volevo sapere da lui, ma non me ne ha voluto parlare. Jurek è un biochimico di valore. Dopo che ha perso la moglie ha cominciato a bere molto. Sa dove abita? Lei dove l'ha incontrato? In albergo, nella hall. Mi aveva anche dato il suo numero di telefono, ma io l'ho buttato via. Da parte mia non do alcun peso a quella storia. Secondo me Jurek voleva solo darsi importanza. Era molto importante il congresso di Berlino? Sì, c'erano tutti quelli del nostro campo. C'era anche lei? Sì, eravamo in tre. Il professore, Maria Meinhard e io. Abbiamo ascoltato tutti gli interventi, giusto per capire a che punto erano arrivati gli altri, non tanto lontano. E abbiamo avuto conferma subito, dopo alcune domande piuttosto elementari. I nostri concorrenti sanno che siamo più avanti di tutti. Johannes. Oh, Johannes. Sì. Sì, amore. Sei contento? Se l'avessero rubato. Tutto il nostro lavoro. Sarebbe stato tremendo. Oh, che fortuna che io sia ripassato in ufficio. È stato un caso che io abbia trovato quel foglietto, capisci? Già, un caso. Hai ragione. Ehi, Bill, dove sono la mia birra e il mio cognac? Ti avevo chiesto una birra e un cognac. Perché non mi servi quello che ti ordino? Hai bevuto abbastanza e se non mi paghi non ti do più niente. E tra te, la stregua di uno straccione, eh? Che cosa sono questi? Sono in linea con dei colleghi di Monaco. Mi ripete il nome? Jurek Marti. Sì, l'ascolto. Questo Jurek potrebbe essere coinvolto in un caso di omicidio. Ora glielo spiego dettagliatamente. Nel laboratorio di un biochimico, il professor Brown Gores, la notte scorsa è avvenuto un furto. Sì, è chiaro. Troviamo questo Jurek e lo interroghiamo. Ah, sì, certo. No, no, lo facciamo adesso. La chiamiamo noi. Sì. Arrivederci. Qualcosa come spionaggio industriale con omicidio. Mi scusi tanto, non mi succede quasi mai. Sono un gentiluomo io di solito, davvero. È che credo di aver bevuto un po' troppo questa mattina. Sì, credo proprio di aver esagerato. L'interno è questo. Non c'è nessuno. Ah, la porta è aperta.
L'hanno forzata. Avanti, entriamo. Coraggio. Dottor Jurek? Dottor Jurek? Non c'è nessuno. Roll. Sembra proprio che i nostri colleghi di Monaco siano sulla buona pista. Che sta succedendo? Siamo della polizia criminale. Siete stati voi a fare tutto questo? Noi siamo arrivati adesso. La porta d'ingresso è stata forzata. Vogliamo parlare con il dottor Jurek. Lei chi è, scusi? Abito qui. Chissà che cercavano. Noi siamo appena arrivati, non lo sappiamo. Come si chiama? Pia Jurek. Il dottor Jurek è mio padre. Tutti i suoi libri per terra. Chissà che cosa cercavano. E questi che cosa sono? Sono un mucchio di soldi. Chiunque abbia rovistato qui dentro non cercava certo soldi. Mio padre non li ha tanti soldi. Lo sanno tutti. Altrimenti qui dentro sarebbe diverso. Da dove vengono quei soldi? Non lo so. Probabilmente erano in mezzo ai libri. Scivolati fuori per caso. Dov'è suo padre? Non lo so. Quando ha soldi, se ne va in giro da solo. Passa il suo tempo nelle osterie. È alcolizzato. Suo padre a chi potrebbe interessare? Lui? Non lo immagino. Senta, autista. Vada di sopra. C'è uno che non si è svegliato al capolinea. Allora lo svegli lei. Io? No. Veramente ci ho già provato. Deve avere il sonno duro. Adesso ci vado io. Ehi, siamo arrivati, si svegli. Su, bravo uomo, si svegli. Questo è morto. Chi è? Siamo appena arrivati Jurek. A Capolinea. Jurek. Io sto facendo i conti dell'incasso. Il signor mi ha detto... Hans Martin. Ma questo è l'uomo che stiamo cercando. E così io sono andato a vedere. Sono salito di sopra, l'ho scosso per svegliarlo e quello è scivolato da una parte. Salve. Ciao. Ciao. Come è morto? Una coltellata nella schiena. Accoltellato alla schiena? Avete trovato l'appartamento per aria? Credo che i due casi siano da mettersi in relazione in qualche modo. Stava dicendo che Jurek aveva una figlia. Di quanti anni? Deve sentirla subito. È qui, la sto interrogando. La richiamo quando ho finito. Va bene, a dopo. Adesso mi ascolti, signorina Jurek. Suo padre è stato di certo ucciso per evitare che dicesse quello che sapeva. Se avesse parlato, avrebbe contribuito a risolvere un caso di omicidio avvenuto a Monaco. Ha mai sentito parlare del professor Brown, Gorres Brown? Sì. Sì. Era un collega di università di mio padre. Me ne ha parlato lui. Si ricorda in che occasione? C'è stato un congresso. Mio padre c'è andato. Trattava farmacologia. Lui se n'è sempre interessato. Mi disse, forse lì incontrerò anche un mio vecchio amico. E l'ha incontrato poi? Ha tentato. Però quello non ha voluto parlare con lui.
Le ho già detto che mio padre era alcolizzato, ma era stato uno scienziato importante. L'alcol lo ha rovinato. Lui beveva perché aveva bisogno di coraggio. Coraggio? La fiducia in se stesso. Era questo che gli mancava. La trovava soltanto quando era ubriaco. Suo padre non è riuscito a parlare con il professor Brown-Gores, poi? No. E ci provò veramente, sul serio. Potrei bere qualcosa? Caffè? Coca-Cola? Per caso lei sa perché suo padre voleva tanto parlare con il professore? Come perché? Loro si conoscevano. Mio padre lo credeva un amico. Non era affatto vero, ma posso anche capirlo. Non era un piacere ammettere di conoscere uno come Jurek. Una volta è venuto un uomo a trovare mio padre e gli ha fatto il nome di Brown-Gores. Mio padre non ha voluto che restassi ad ascoltare. Chi era quell'uomo? Conosce il suo nome? Mi hanno fatto uscire subito, gliel'ho detto. Non ho potuto sentire niente. Che aspetto aveva? Com'era vestito? Ricordo, sì. Il vestito era davvero bello. Elegante. Direi che mi è sembrato costoso. Dava l'impressione di uno che sapesse il fatto suo. Era sui 40, forse un po' di più. Va a chiamare Klaus, dovrebbe essere ancora in ufficio. Voglio fare un identikit. Suo padre aveva in tasca una grossa somma, quasi 2.000 marchi. A casa ne ho trovati più di 7.000. Non capisco proprio. Lei non sa davvero come avesse quel denaro? No. Non lo so, mi creda. Jurek è stato ammazzato con una coltellata alla schiena. Anche lui? Sì, come il guardiano di notte. Jurek aveva una figlia che secondo me ha fatto una dichiarazione importante. Jurek, nei giorni in cui c'era quel congresso a Berlino, ricevette la visita di un uomo che molto probabilmente era un partecipante al congresso. Seguendo le indicazioni della ragazza, i colleghi di Berlino hanno fatto un identikit che ci hanno trasmesso subito. Conosce quest'uomo? No, non l'ho mai visto. E lei? Non l'ho mai visto neanch'io. O almeno non me lo ricordo in questo momento. Posso tenerlo? No, mi dispiace. Lei, professore? No. È un'immagine troppo approssimativa. Però ci può essere d'aiuto lo stesso. Un momento. Forse mi è venuta un'idea. Durante i lavori del congresso c'erano tantissimi fotografi e ci hanno fatto moltissime fotografie. Poi hanno esposto le foto in albergo e chi voleva poteva ordinarne delle copie. E allora? La figlia di Jurek potrebbe riconoscere il volto del visitatore di suo padre se proviamo a farle vedere tutte quelle fotografie. Giusto. Sì, giusto. È un'eccellente idea. Credo anch'io. Questa è un'immagine approssimativa, ma fra tutte quelle fotografie si dovrà pur rintracciare quell'uomo se partecipava anche lui al congresso. Forse lo conosco addirittura. Maria, a che scopo tutto questo? Non è che una supposizione che quell'uomo fosse un partecipante al congresso. Sì, ma non è da escludere. Lei che cosa ne pensa? Io penso che questo sarebbe un tentativo opportuno. Due morti. Prima Martini e ora questo Jurek. Ma comunque, non pensavamo di tornare a Berlino. Il professore e io abbiamo accettato di partecipare alle prossime conferenze. Si tratta solo di anticipare il viaggio. Lei, signora Hauke, crede davvero che così si potrebbe venire a capo di qualcosa? Non so se ci riusciremo, so che vale la pena di tentare. Se crede, posso prendere accordi con Berlino. Io ne sono sicura. Di che cosa? Che si possa rintracciare quell'uomo attraverso le fotografie. D'accordo, cerchi di anticipare le date di quella conferenza. Johannes, vieni qui un momento. Mm.
Non sei ancora a letto? Sembra proprio di no. È già molto tardi. Lo so che è molto tardi. Ci sono novità? Alludo naturalmente alle indagini in corso. Si dice così nel linguaggio della polizia, no? Hanno scoperto qualcosa? È stato commesso un altro omicidio. No. Chi è? Un mio vecchio collega di università. Tu non lo conoscevi, un certo Jurek. Lo conoscevo bene, anzi. Quando l'hai conosciuto? Tu eri ancora uno studente quando ci siamo sposati. Io li ricordo tutti i tuoi amici di quei tempi. C'era anche Jurek. Era, come dire, era una figura un po' squallida. Risultava stonato nel quadro. Ammetto di averlo notato proprio per questo. Eppure non mi riuscì sgradevole. E adesso è morto. La sua morte forse è collegata alla vostra relazione scientifica. La relazione non è stata rubata. Non è stata rubata? Già, proprio così. Sulle prime credevamo che fosse stata rubata dallo studio del dottor Rauch. Ma stamattina poi abbiamo scoperto che la dottoressa Maynard era ripassata in ufficio ieri sera e aveva chiuso la relazione in cassaforte. Era proprio lì, infatti. Perché ridi? Non volevo ridere, credi. È stata una reazione nervosa. È una faccenda questa nella quale non ci guadagna nessuno. Ed è costata due morti. Che cosa accadrà ora? Domani noi partiamo per Berlino. Le conferenze non sono per la settimana prossima? Auke tenta di anticiparle. Partiremo domani mattina. Auke, la dottoressa Maynard e io lo facciamo con lo scopo preciso di agevolare le indagini. Tu? Io sì, e anche loro due. Anche loro? Sì. Vengo anch'io. Non capisco perché. Potrei lasciarti solo in questa situazione? Non posso. E poi non voglio. E io dico che tu rimarrai qui. Credi? Buongiorno, dottoressa Maynard. Buongiorno, ho fatto tardi? No, c'è ancora tempo. Possiamo bere qualcosa. Mi sembra un'ottima idea. Un momento. Le dovrei chiedere una cortesia, dottoressa Maynard. Nelle nostre indagini è coinvolta la vostra relazione finale che contiene i risultati di ricerche su un certo farmaco. Ecco, vede, vorremmo tanto capire di che cosa si tratta. Potrebbe per favore spiegare a due profani come noi il contenuto di quella relazione? Ci posso provare. In quella relazione si parla di un nuovo farmaco. Si tratta di una scoperta rivoluzionaria nel campo della farmacologia. È stato trovato il punto di rottura in cui la molecola del silicio, dopo aver agito, si decompone. Decomposizione intenzionale della molecola? Sì. Quando il farmaco al silicio ha prodotto il suo effetto, subentra l'acqua. Lei sa che in gran parte il nostro organismo è composto di acqua. Questa attacca le molecole nell'atomo centrale del silicio e... Scusatemi, forse non mi sto spiegando bene. Vi farò un disegno, datemi carta e matita. Oh, no, no, grazie, non si disturbi. La cosa che vorrei sapere da lei, dottoressa Maynard, è questa. Tutte le industrie inserite in questo settore, in conseguenza alla scoperta di questo nuovo metodo, scusi se non mi esprimo nel modo più appropriato, si troveranno costrette a riorganizzarsi completamente, immagino. Ah, questo è certo. La nostra scoperta avrà una grandissima influenza sul mercato. Se era solo questo che voleva sapere da me, poteva... Quanto vale questa vostra scoperta? Oh, moltissimo. Ma noi non siamo gli unici. Tutto il mondo ci sta lavorando. Per esempio, guardi i russi. Da loro vengono contributi di studio molto importanti. Penso al professor Voronko. Ha studiato la risilatrana anche lui e ha dichiarato che si tratta di una delle sostanze più velenose che siano mai state prodotte in laboratorio, sinteticamente. Allora si tratta di un veleno? Anche. Credo che sia l'argomento che vi interessa di più, questo. La risilatrana. 10 milligrammi sono sufficienti per uccidere un uomo e ogni traccia del veleno, poi, scompare completamente.
L'organismo deceduto lo decompone così rapidamente che non se ne troverà mai alcuna traccia. Credo di immaginare che cosa pensate. Nelle mani sbagliate, le conseguenze non sarebbero prevedibili. Sarebbe una catastrofe. Salve, Maria. Perché viene anche tua moglie? Non sono riuscita a trattenerla. Salve. Salve. Buongiorno, signora Brown. Buongiorno, dottoressa Maynard. Congratulazioni. Perché? Ha salvato mio marito e la sua società da una gravissima perdita. Ah, sì, certo. Spero che mio marito abbia trovato il modo di esprimerle la sua gratitudine. Sì, certo. È una vera fortuna che lei sia ripassata dall'ufficio. È stato un caso? Sì, è stato un caso. Mia moglie è voluta venire per forza. Non ho potuto dissuaderla. Buongiorno. 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 Trovo la situazione veramente eccitante. In tutta franchezza, questa è la spiegazione del perché ho deciso di venire anch'io con voi. Nonostante il parere di mio marito, lui non voleva. Devo ammettere di essere molto testarda qualche volta. Mi dica, è lei che si occupa del caso? Sì, signora, sono io. Ha già qualche elemento in mano? No, stiamo ancora esaminando le circostanze. Ah, già, è così che procedete. Io però credo che non sia facile esaminare le circostanze, non è così? Lei che ne dice, professore? Mi piace, prendo anche questo. Le faccio un pacchetto? No, me lo tengo addosso. Allora le incarto le sue cose? No, grazie. Non mi servono più. Siamo arrivati, è al primo piano. Speriamo che sia in casa. Buongiorno, signorina Jurek. Buongiorno. Ho portato i miei colleghi di Monaco. Buongiorno, signorina Jurek. Ha un po' di tempo per noi? Prego. Come si è trasformata, signorina? Quasi quasi non la riconoscevo. Ha fatto acquisti. Niente vestiti a lutto, se è quello che vuol dire. Conoscevo mio padre e so che sarebbe stato contento se mi avesse vista vestita così. Ho speso bene i suoi soldi.
Devo seguirvi? Sì, per favore. Questa è la signorina Pia Jurek, la signora Brown Gorres, il professor Brown Gorres, la dottoressa Maynard, il dottor Hauck. Buongiorno. Posso farle le mie condoglianze? Sta dicendo sul serio? So che mio padre lei non lo ha mai preso in considerazione. Lo so di certo, me lo disse lui. Quando lei è venuto a Berlino, lui ha fatto di tutto per vederla, ma lei glielo ha sempre negato. È vero, lo so, ma mi creda, sono addolorato. E in che cosa fosse coinvolto io non lo so. Ma sono sicura che se ha fatto qualcosa di poco corretto ha avuto un motivo. Io vi aiuterò a trovare questo motivo. Grazie, molto bene. Le saremo tutti molto grati, signorina. Che cosa devo fare? Aspetti un momento, le devo dire una cosa, signorina. Le chiederanno di riconoscere dalle fotografie l'uomo che andò a trovare suo padre. Se lei lo vede, non dica niente, neanche una parola. Dica tranquillamente che non c'è in quelle fotografie. Perché? Per favore, abbia un po' di fiducia. Non vuole che lo sappiano gli altri? È così, non voglio che lo sappiano. Come vuole. Grazie, andiamo. Bene. Ecco le fotografie. Mi chiedo se sono tutte. Sì, sì, sono tutte. Tutte le fotografie del congresso. Le avete fatte rifare tutte? Sì, certo, altrimenti non avrebbe senso controllarle. Si accomodi, signorina Jurek. Le guardi pure con calma, c'è tutto il tempo. Usi questa lente, se crede. Chissà se si può fumare. Offrimene una. Se la prende con calma, eh? Deve guardare con calma. È importante. Quell'uomo non c'è in queste fotografie. Come? Ma ha guardato bene. Ne è davvero sicura? Sì. È proprio un peccato. Eh già, un peccato. Deluso, professore? Certo, dottor Hauck, certo. Di qua. Prego, si accomodi. Buongiorno. 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 Sono felice di conoscerla. Mi chiamo Milik. Dovrebbe venire più spesso a Berlino. Già. Abbiamo avuto fortuna. Eccolo. È l'uomo che venne a trovare mio padre. Ne è sicura? Certo. Ci potrei giurare. È una fortuna. Adesso potremo portare avanti le indagini. Perché ha chiesto alla signorina Jurek di tacere davanti agli altri? Ha dei sospetti? Lei crede forse che sia uno di loro tre che ha cercato di rubare il rapporto? È probabile che ci siano dei collegamenti. Che ancora non sono molto chiari, ecco. Sì, ma quali collegamenti? Erano tutti e tre al congresso. Siete voi che indagate sul caso. Qual è la prossima mossa? Vorremmo sapere chi è quell'uomo. Ci deve essere il suo nome lì. Ognuno ha il nome sul risvolto della giacca. Lo si può decifrare? No, ci ho già provato. Mi fa vedere? Grazie. Ecco. Allora, Harry? Non si legge. Ci serve il negativo per fare l'ingrandimento. Abbiamo il nome. Meyer Ollendorf. Siamo quasi arrivati. È la prossima a sinistra.
Ecco, è questa la strada. Numero 70. Il professore Damaier Ollendorf. Il professor Brown Gores. Che cosa fa qui? Harry, tu occupati di Meyer Ollendorf. Cerca di avere qualche informazione su di lui. Noi seguiamo il professore. Mm-hmm. Va bene. Che cosa vuole? Posso esserle d'aiuto? Io sto cercando il dottor Meyer Ollendorf. Sono io, eccomi. È un nuovo paziente? Veramente... Ha già preso appuntamento? No, ecco. Allora, per favore, parli con la segretaria. Devo andare via subito. Sì, grazie. Quando mi chiedono di seguire qualcuno, cerco di capire il perché. Visto che non c'è una donna, non è una storia sentimentale. Lei è un investigatore privato. Qualcosa del genere. Si vede che quello ha molta fretta. È passato col rosso. Accidenti a lui. Beh, senta, se sta bene a lei. A me sta bene. Aiutarmi. Accidenti, è così pesante. Già. Le faccio fare una faticata. No. Siamo quasi arrivati. Già. Eccoci. Arrivederci. Grazie. È stato molto gentile, davvero. Andiamo di là. La gente potrebbe sentirci. Andando dalla ragazza, lo seguiamo? No, no. Chissà che cosa vuole dalla signorina Jura. Già, ma ce lo dirà lei stessa tra un po'. Sicuro. Lei, professore? Sì. Posso entrare un momento? Prego. Ho pensato di passare a trovarla. Io volevo vedere la casa dove lei abita. Allora, si guardi pure intorno. Prima era più carino, sa? Un po' alla volta papà ha venduto tutto. Per via dell'alcol. È stato un guaio. I libri no. Non li ha voluti vendere.
Perché è venuto qui? Solo per guardarsi intorno? No, non è per questo. Lei deve andare via. Deve lasciare subito questo appartamento. La porto via con me, per favore. Prepari in fretta la sua valigia. Andremo subito al mio albergo. La prego, non mi fraintenda. Io mi sento responsabile nei suoi confronti e la vorrei portare a Monaco. Forse così potrò riparare il torto che ho fatto a suo padre, se adesso aiuto lei. Perché vuole che vada via da qui? Dio mio, suo padre è stato ucciso e non si sa il perché. La sua casa è stata messa sotto sopra. Io ho la sensazione che anche lei si trovi in pericolo. La prego. La prego di venire con me. Mi fa molto piacere che lei venga con noi a Monaco, creda. È un'ottima decisione. Io non so. Che cosa? Che cosa non sa? Quanto dureranno i vostri rimorsi? Ma che cosa sta dicendo? Avete la coscienza sporca a causa di mio padre. Questa è la ragione per cui vi state occupando di me. A me sta bene. Non ho nulla in contrario. Io non spreco un'occasione così, non capita spesso. È giusto. Ha ragione. Venga, l'accompagno nella sua camera. Da quando in qua si è trasformato in un buon samaritano? Le proibisco di usare questo tono. Mi scusi. Io capisco quello che prova, ma pensi anche alla mia di situazione. Sì, lei ha ragione. Ma non avevo intenzione di offenderla, mi scusi, la prego. È arrivato. Si accomodi. Non stia lì in piedi. Grazie, signora. Ah, un solitario. Sì, li chiamano giochi di pazienza perché dovrebbero insegnare ad averla. A me non insegnano niente. Li trovo inutili. La pazienza non riesco a trovarla. Suo marito ha fatto venire qui la signorina Jurek, le ha preso una stanza. Pia Jurek? Vuole portarla a Monaco, prendersi cura di lei. Ah. Ne vuole anche lei? E whisky? No, grazie. È ancora un po' presto per me. Lui combatte. Che cosa fa? Non voglio dire di più. Le dico solo che sta combattendo. E la combatte contro se stesso, questa battaglia. È la cosa peggiore. Perché è un combattimento nel quale non si deve mai perdere. Tragga le sue conclusioni. So che lei ha già visto al di là delle mie parole. Grazie. Lei non mi sottovaluta. Ora vorrei finire il mio solitario, ispettore. Dovrebbe sapere ancora una cosa. Sto per divorziare da mio marito. Dopo 30 anni di matrimonio, ha deciso di lasciarmi. La dottoressa Meinhardt? Già. Una donna molto interessante, vero? Forse un po' istintiva. Certo, lo conosco bene. Nollendorf Platz è il nostro mercato delle pulci. C'è un mucchio di roba usata da comprare, una vera miniera. C'è anche roba rubata. Che cosa ci sarà andato a cercare, Meyer Ollendorf? E con tanta fretta. Forse la cosa è collegata con la visita che ha ricevuto dal professore. Io proporrei di cominciare a far pedinare un paio di persone. Sì, volevo pregarvi di questo, appunto. Meyer Ollendorf? Sì. È il nostro professore. Sì, e anche gli altri due che abbiamo portato con noi da Monaco. Ma soprattutto il professore. Grazie. Il professore ti preoccupa? Sì, Harry, io non credo alla storia del furto. Lui dice che in quel pomeriggio aveva lavorato alla relazione scientifica e che dopo aver finito, siccome non aveva la chiave della cassaforte, avrebbe messo il manoscritto in un cassetto alla portata di chiunque, lasciandone precisa indicazione in una noticina per il dottor Hauck. Eppure avrebbe dovuto sapere che Hauck non sarebbe più tornato in ufficio. Quel biglietto, quindi... Era il suo alibi.
nei confronti della ditta dalla quale lui dipende. Dunque, secondo te, lui sapeva che sarebbe stato tentato quel furto? Sì, è così. E c'è dell'altro. Lui conosce Meyer Ollendorf. E che cosa avrà detto Ollendorf a Jurek quando si sono incontrati? È certo che Jurek voleva fare un'offerta al professor Brown. Sì, ma poi non gliel'ha fatta. In un primo momento, perché non è riuscito ad avvicinarlo. In compenso ha parlato con la dottoressa Meinhardt, la quale a sua volta ha parlato con il professore, che è così venuto a sapere dell'offerta. E in conseguenza di questo avrebbe preso contatto con quei due? Sì. Tramite Jurek, con quel Meyer Ollendorf, non lo conoscerebbe, se no. Tu vuoi dire che era stato tutto combinato? Il furto, l'ora del furto, il biglietto per il dottor Hauck, tutto combinato da quei tre? Sì. Subito dopo sono incorsi in un paio di contrattempi, però. La morte di quel povero Martini e... il documento messo in cassaforte dalla Meinhardt che aveva letto il biglietto. Sì, e in questo modo, visto che lei non era al corrente della cosa, ha fatto fallire il piano. Ora cerca di metterti nei panni del nostro professore. La relazione non ha potuto essere consegnata come era stato stabilito e per giunta adesso gli pesano due morti sulla coscienza. Sua moglie mi ha detto: mio marito sta combattendo. Il significato di questa frase non me l'ha spiegato, però. Ci ha detto solo che combatte. Evidentemente sa molte cose. Già, evidentemente. Che avrà in mente di fare ora? Questo io mi domando. Perché vieni nella mia camera? Lo sai che non voglio. Non hai alcun motivo per venire qui. Lo so questo. Non mi stai dicendo niente di nuovo. Mi dispiace. Se ti do tanto fastidio... Scusami. Non sei in una buona situazione. È una cosa che ti rende felice. No. Sono venuta per dirti questo. Non è una cosa che mi rende felice. Oh, scusate. No, si accomodi pure. Lei deve rimanere qui. Sa bene che mio marito ha bisogno di aiuto. Aiuto? Oh. Che cosa ha voluto dire? Non lo so esattamente. Johannes. Non preoccuparti, cara. Va pure avanti tu. Io aspetto una telefonata. Ti raggiungo subito. Non mandarmi sempre via quando hai qualche problema. Io vorrei tanto... vorrei che qualche volta tu mi dicessi che hai bisogno di me. Lo so, Maria, lo so. Grazie. A fra poco. Ma come mai porti la relazione con te? Lo sai, devo ricavarne gli appunti per la mia conferenza. È per questo che sei nervoso. No. Vai pure avanti. Ti raggiungo subito. Sì, vi daranno il cambio. Niente. Meyer Ollendorf è rimasto a casa, non è ancora uscito. E il professore non si è visto neppure per il pranzo. Hauck è con Harry al bar dell'albergo. Un altro, per favore. Non crede di esagerare? Ciao, signor. Klein. Klein. Mm-hmm. È piuttosto raro che io beva. Oggi però ne ho una gran voglia. Come mai proprio oggi? Io mi dedico a ricerche scientifiche, come lei sa. E trovarmi in mezzo a due omicidi in una volta sola per me... è una cosa incredibile, assolutamente incredibile. Non mi era apparsa nemmeno nei sogni più angosciosi, te l'assicuro. È una cosa che l'ha colpita molto. Eh sì, devo ammetterlo.
Pensare che io di natura sono piuttosto freddo. È difficilissimo riuscire a farmi perdere l'equilibrio. Questa volta sembra che l'abbia perso. Sì. Non è divertente trovarsi in una situazione senza via d'uscita. Non capisco. Si spieghi un po' meglio. Preferisco di no. Temo di essere un po' sbronzo. Conosco una regola molto importante. Quando sei sbronzo, tieni cucite le labbra. Sì? Buongiorno. Buongiorno. Che cosa c'è, signora Oak? Vuol dirmi qualcosa? Per caso non è lei che mi deve dire qualcosa? Oak, io sono in un vicolo cieco. Questo lei lo deve sapere quanto me. Quanto lei? Sì. Noi siamo nella stessa barca, purtroppo. Io non credo che le cose stiano esattamente così, professore. Perché? Ora vado a fare un giretto nel Grunewald. Ne riparleremo al mio ritorno. È un assassino. Ma cosa vuole? Aiutatemi a fermarlo. Di quello che dice. È stato lei. Gli ha ammazzati lei, tutti e due. Sì. Era l'assassino. Tenga gli occhiali. Il professore venne da me e mi disse che qualcuno si interessava al nostro lavoro. E ce l'avrebbe pagato 1.000.000 di marchi. Io gli dissi scusi, professore, perché mi racconta questo? È logico che ci siano persone alle quali la cosa interessa. Solo che mi sembra pochino, 1.000.000. Se fossi al suo posto, io mi offenderei. Lui mi rispose sì, è vero, è poco. Ma è esattamente la cifra che mi occorre e che mi devo procurare. Perché mia moglie mi chiede 1.000.000. Per il divorzio? La signora Brown Gorres gli aveva chiesto appunto 1.000.000 di marchi come risarcimento. Immagino che lei sia già a conoscenza che il professore... Vuole sposare la dottoressa Miner. E così lei ha aiutato il professore? Sì. Devo spiegarle una cosa. Vede, quando si è lavorato per tanti anni attorno al medesimo problema... con tanto entusiasmo, stando insieme assai più che fraternamente. Allora si stabilisce un senso di solidarietà assai forte, assai intenso, e i rapporti umani diventano più importanti. Non esagero, credetemi. Così alla fine ho consentito. Abbiamo accettato la proposta di inscenare il furto al laboratorio in modo che il professore e io... rimanessimo fuori causa. Chi è stato a formulare la proposta? Meyer Ollendorf? No, non è stato lui. Meyer Ollendorf era solamente un intermediario. Non sapevo chi ci fosse dietro di lui. E poi è arrivato quell'individuo a Monaco, quello... Quello della metro? Sì. L'ho fatto passare io, di notte, nel nostro istituto, attraverso una porta secondaria. Io poi sono tornato a casa. Quello che è accaduto dopo non lo sapevo. Che lui aveva ammazzato Martini. L'ho saputo
Io l'ho saputo solo più tardi, quando il professore mi ha telefonato, di notte. Io diventavo complice di un delinquente, ero coinvolto in un omicidio, non sapevo che cosa fare. Dovevamo spiegare ogni cosa. Io dicevo di sì, il professore diceva di no. Dopo hanno ammazzato anche Jurek. Io ho detto che dovevamo correre alla polizia. È una cosa assurda, mi ha detto il professore. Sarebbe una rovina, la rovina di noi tutti. Ha portato il manoscritto a Berlino, dicendo, ormai siamo nelle loro mani. Devo consegnarglielo, non c'è altra scelta. Suppongo sia quello che ha fatto. Pronto? Sono Brown Gores. Sì, sono proprio io. No, non c'è nessuno, ma prego, mi dica chi è lei. Sì. Sì, sì, ho capito, va bene. Sì, è così. Tramite Jurek mi sono messo in contatto con il professore. Gli ho fatto chiedere semplicemente se intendeva vendere le sue scoperte. Questa la ritengo una normale transazione in affari. Chi decide è il venditore. L'offerta è stata accettata. Le modalità della transazione non mi riguardano. Lei è stato soltanto un intermediario, perciò. Esatto. Allora non le sarà difficile dirci il nome della persona per la quale ha operato. Non ho mai saputo chi fosse quel signore che mi ha avvicinato al congresso chiedendomi se avessi potuto essergli di aiuto. Non mi avrebbe rivelato il suo nome e mi ha detto nell'interesse reciproco. Ho accettato il patto. Non capisco quindi perché mi abbiate arrestato. Mirik. Sì, grazie. Un momento. Il professore è appena uscito dall'albergo con una valigetta in mano. È una zona molto elegante, eh? Non fate altro che parlare di farmaci. Non aveva proprio nessun interesse per la medicina, quel tale. Era soltanto la formula della Rilsilacran che lui voleva. Perché la voleva? Un momento, ma 10 milligrammi bastano a uccidere un uomo, ricordi? E ogni traccia scompare dall'organismo. Poiché il veleno si decompone rapidamente. Dunque, è la formula di un veleno che quel tale voleva comprare. È là che aspetta nell'osteria. Io vado allora.
È qui, correte! Professore, l'abbiamo preso.